alza il sipario sulla stagione 2018-2019 dell'Esperia. Giovedì, alla palestra del Cambonino, il roster che affronterà il campionato di B2 di pallavolo si è riunito insieme a dirigenti e staff per la presentazione a pubblico e stampa. Manca ancora qualche tassello per completare la formazione. Dovrebbero arrivare tra pochi giorni un'alzatrice, una centrale ed una schiacciatrice. Stiamo cercando di fare un mercato quel che è possibile oculato, comunque per quello che ci serve proprio tecnicamente la nostra squadra. L'ossatura è quella comunque dello scorso anno, per cui mettere i giusti innesti una squadra che comunque lo scorso anno ha terminato il campionato in maniera più che dignitosa. Non basta mettere dentro, bisogna comunque lavorare, bisogna trovare dei meccanismi che non sempre vengono così facilmente, per cui il lavoro deve essere la base di tutto. La preparazione è fissata per giovedì 23 agosto, ma già a metà settembre vedremo il team guidato da Emanuele Sbano in campo al trofeo 2M di Offanengo. Gli obiettivi sicuramente sono molto alti per la prossima stagione, la società sta cercando di apportare nuovi cambiamenti e si spera ovviamente di fare bene. Cambiamenti sì, ma anche tante conferme, a partire dal capitano della prossima stagione, Giulia De Cordi, che aveva annunciato la volontà di appendere le ginocchiere al chiodo, ma che ritroviamo in campo più motivata che mai. L'ho detto tantissime volte, tantissimi anni, ed è sempre difficile poi abbandonare quella che è stata una passione talmente forte che mi ha accompagnato tutta la mia vita. Con la società ovviamente sono di casa, sono nata qua, il mio percorso è nato qua, con tutta la dirigenza mi trovo bene, l'allenatore ce l'ho avuto in Serie A tanti anni fa, l'ho rincontrato qua, quindi ci conosciamo, il gruppo è stupendo perché mi sono trovata molto bene anche l'anno scorso e quindi c'erano tutti i presupposti per dire perché non riproviamo anche quest'anno. New entry del gruppo la casalasca Ambra Nicolì, attratta dagli importanti obiettivi della società. L'ho già incontrata nel campionato precedente e siamo stati avversari. È una squadra che mi è piaciuta perché aveva delle buone potenzialità. E gli obiettivi della società sono obiettivi importanti e quindi oltre diciamo, a questa particolarità c'è anche il vantaggio di giocare abbastanza vicino a casa.